Il decreto antiviolenza è legge. Ecco i 10 punti. Negli impianti che non sono ancora norma in base alla legge Pisano ci sarà l'obbligo di giocare le partite in assenza di pubblico. Arresto entro 48 ore. Il divieto della vendita in blocco di biglietti per tutti i tifosi che seguono la loro squadra nelle partite in trasferta. Per quanto riguarda le misure di prevenzione per le persone indiziate di aver agevolato manifestazioni di violenza, il divieto di entrare negli stadi è esteso ai minori. Per quanto riguarda gli atti di violenza contro agenti delle forze dell'ordine, è prevista la reclusione da 4 a 10 anni, per le lesioni gravissime da 8 a 16 anni. Inasprimento del divieto per le società sportive a favorire agevolazioni a soggetti condannati o associazioni. Sono vietate negli stadi l'introduzione o l'esposizione di striscioni o cartelli che incitano alla violenza o che contengano ingiurie o minacce. Reclusione da 6 mesi a 4 anni a chi ha lanciato petardi o fumogeni che abbiano causato interruzione o sospensione definitiva della partita. Le società di calcio dovranno formare steward che accompagnino i tifosi al proprio posto e rilasciare biglietti gratuiti ai ragazzi under 14 accompagnati. Le società di calcio possono provvedere alle spese per l'adeguamento degli impianti alle norme che sono state previste dalla nuova legge.